La signorina Smith si è ammalata ed è tornata giovane. È un miracolo! La lezione è già iniziata. Cindy è in ritardo e ha portato la sua sorellina. La scuola materna oggi è chiusa. Bene. Alla signorina Smith non importa se la sua classe si ingrandisce, basta che stia tranquilla. Stiamo per iniziare a imparare un nuovo argomento, ma la bambina distrae l'insegnante. Le sue bambole sono così rumorose. Ecco qui, disegna stando in silenzio. E questo cos'è? La signorina Smith viene attaccata con il suo ritratto. È così maleducata. Ma Jessica sa come distrarre la bambina. Guarda, alle tue bambole piaceranno queste piccole penne. Taglia le ricariche delle penne e sigilla le estremità con la colla a caldo. Avvolgi la ricarica in un nastro decorativo. Decorala con una stella. Colora la stella con la pittura acrilica. Wow, queste penne sono fantastiche per le bambole LOL! Ecco, prendi una penna, bambola! Ora anche loro potranno studiare a scuola e la sorellina di Cindy starà zitta! La bambina sta di nuovo disturbando alla sua materia personale. Un mostro al posto della geometria! Oh oh, la signorina Smith si trasforma in un mostro! Non permetterà a nessuno di rovinare la sua lezione! Sta arrivando qualcosa! Un regalo? L'insegnante dà alla ragazza una lavagna magnetica personale per le sue bambole! Taglia un vecchio magnete. Dipingi i regoli di rosa. E incollali al magnete per creare una cornice. Usa due regoli più lunghi da usare come gambe. Attacca un regolo di supporto sul retro del magnete. Decora la lavagna con un fiocco di plastica. Attacca una striscia magnetica e glitter a forma di stella. Che lavagna piccola! Ora la bambina non interromperà la lezione. Alla lavagna per la sua bambola LOL! Questa colla stick è troppo grande per la bambola LOL! È grande quanto la bambola! Dobbiamo fare qualcosa a riguardo. Facciamo una colla più facile da usare per lei. Taglia un pezzo di cannuccia. Metti la cannuccia in uno stick di colla e riempila di colla. Rivesti l'alluminio con la vasellina. Applica una goccia di colla a caldo e mettici sopra la cannuccia. Taglia un pezzettino di una cannuccia più larga e sigilla anche lui con la colla a caldo. Quello sarà il cappuccio. Metti il tappo sul pezzo principale. Coloralo con la pittura acrilica e attacca una piccola etichetta di colla stick. Ce l'ho fatta! Questo stick di colla è molto meglio per te! Ho ragione, bambolina! È delle dimensioni perfette! Cindy! 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 Le mie bambole hanno bisogno di qualcosa su cui sedersi! Ecco, tieni! Essere una sedia per bambole non è molto comodo. L'insegnante inizia a vedere rosso. Dobbiamo inventare qualcosa. Facciamo dei mobili LOL. Disegna un cerchio su un coperchio di cartone spesso. Traccia due linee dal cerchio verso il bordo della scatola. E ritaglia un arco. Fissa i lati di cartone. Incollaci dentro un cassetto. Dispiega una graffetta e tagliala. Incolla le gambe fatte con la graffetta alla scrivania. Copri il tavolo con la pittura acrilica bianca. Dipingi il bordo di rosa. Applicaci lo smalto. E cospargi di glitter. Rivesti l'intera scrivania con smalto acrilico. Decora con adesivi LOL e con un fiocco. Che bella idea! Abbiamo pronte una scrivania e una sedia delle dimensioni giuste per una bambola. Taglia un pezzo di truciolato a metà. Dispiega una graffetta e tagliala. Incolla i pezzi insieme. Forma una sedia. Copri la sedia con pittura acrilica bianca e colora alcune parti di rosa. Applica smalto e glitter sulle parti rosa. Fissa con uno strato di smalto acrilico. E decora con un fiocco.
Metti la tua bambola LOL alla scrivania. È così comoda. Ora può imparare proprio come tutti gli altri e non deve sedersi sul pavimento. Guarda là, la sorellina si è arrampicata per esplorare il mondo. Scendi subito! Va bene, ma prenderò il mappamondo. Che casino! La pazienza della signorina Smith è al limite. Questa scuola si sta trasformando in un asilo nido. Ciao! Oh, la bambina ha preso il posto dell'insegnante molto rapidamente. Sì! La lezione per le LOL sta iniziando. Baby Smith ha bisogno di un neo per assomigliare perfettamente all'insegnante. Ecco qua! Ora possiamo iniziare la lezione. Non abbiamo più bisogno di questo enorme mappamondo. Ne abbiamo uno piccolo, solo per le bambole LOL. Crea una palla di argilla leggera azzurra. Taglia un pezzo da una graffetta. E mettici sopra la palla. Taglia un portapalloncini. Taglia l'anello di una bottiglia di plastica. Incolla a caldo mezzo anello sul supporto. Rivesti l'intero pezzo con la pittura acrilica. Aggiungi i continenti sulla palla azzurra in modo che sembri un mappamondo. Incolla a caldo il globo sul cavalletto. Il mini globo si adatta perfettamente alla piccola scrivania LOL. Ora le bambole possono imparare la geografia LOL. Tutte le bambole LOL corrono a lezione, ma non abbiamo materiale scolastico per queste piccole studentesse. Calma, Baby Smith ha capito tutto. Ha le tempere LOL. Prendi un pezzo di gomma piuma adesiva prendi un pezzo di gomma piuma adesiva glitterata. Attacca dei pezzi di Lego quadrati alla base adesiva. Fai un lato con una striscia di gomma piuma. Taglia l'eccesso. Attacca il coperchio a una linguetta realizzata con il nastro biadesivo. Decora la scatola con un fiocco. Versa le tempere nelle celle. Taglia l'estremità di un pennello e mettilo nella scatola con le tempere. Queste sono vere tempere LOL in una scatola scintillante. È spettacolare! E per l'altra bambola abbiamo un quaderno LOL. Taglia i cerchi dai post-it colorati. Mettili in una pila. Incollali su un lato e copri la colla con una striscia di carta. Attacca una copertina LOL stampata sulla parte superiore e aggiungi del nastro trasparente sulla copertina. Wow, è un vero quaderno! Grazie, Baby Smith! Ora le tue studentesse LOL sono pronte per la lezione! L'argomento della lezione di oggi sono i fiori. Disegnatene uno proprio come quello dell'immagine. Ma Baby Smith non riesce a fare un cerchio perfetto. Cosa può fare? Questo compasso LOL ti aiuterà. Taglia il supporto da una spilla da balia. Incolla una mina da compasso alla gamba. Avvolgi il pezzo in argilla leggera. La bambola LOL è felice di condividere il suo piccolo compasso e la bambina disegna facilmente un cerchio per il fiore. Un fiore così bello merita una A più! Grazie, bambola LOL! Mi hai davvero aiutata! Continuiamo a imparare, bambole LOL! Ma la vera signorina Smith torna all'improvviso! Non l'aspettavamo! La signorina Smith è venuta a fare ammenda. Capisce che aveva torto. Ecco perché fa un regalo alla nuova studentessa. È un mini zaino LOL! Traccia le parti dello zaino sulla gomma piuma bianca. Taglia una linea per la cerniera all'interno di una striscia. Incolla una cerniera. Taglia l'eccesso. Collega la cerniera al pezzo principale. Incolla il pezzo principale a metà. Attaccaci dettagli di gomma piuma, orecchie di gatto e una faccina. Disegna le ciglia e la bocca con un tratto pen. Crea le cinghie con la gomma piuma glitterata. Attaccali allo zaino. Prendi questo zaino LOL, bambina! Tutte le tue bambole vorranno andare a scuola se avranno uno zaino come questo. Guarda cosa c'è dentro! Wow, c'è un astuccio LOL nello zaino! Traccia un astuccio sulla gomma piuma rosa seguendo un modello. Piega il foglio di gomma piuma a metà e ritaglia due pezzi. Piega l'astuccio. Fai dei tagli all'interno con un taglierino e infilaci il filo elastico.
realizza degli anelli per il materiale scolastico. Fissa i dettagli utilizzando il biadesivo. Taglia una striscia di gomma piuma glitterata e attacca la chiusura sul risvolto. Taglia l'aletta ad angolo. Decora la chiusura con un fiocco di gomma piuma. Crea un motivo a pois usando la pittura acrilica bianca. Questo astuccio è davvero adorabile! Aprilo! C'è una sorpresa che ti aspetta all'interno! Matite piccole come bambole! Rivesti la ricarica di una matita meccanica con la supercolla e mettici sopra delle perline. Spezza l'eccesso. Che set fantastico! La signorina Smith ricorda quanto si divertiva giocando con le bambole quando era piccola, ma non per molto. Dobbiamo tornare all'apprendimento scolastico! Ti è piaciuto il nostro materiale scolastico LOL? Allora facci sapere nei commenti quali materiali scolastici faresti per le tue bambole. E non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella, in modo da non perdere le nuove idee per le LOL di Trum Trum!